Signor Michele, buonasera. Prego, venga, venga, venga. Allora, non voglio rubarle troppo tempo, per cui cercherò di andare subito al sodo. Abbiamo fatto delle analisi rispetto al valore della sua fabbrica. Le faccio vedere direttamente il prezzo. Alla seconda pagina, paragrafo 4. Senta, si prende la sua cartelletta e... Se ne va, anzi, ma che facciamo? Me ne vado io. Ma abbia pazienza, su, non mi venga a prendere in giro, non posso dire a casa mia perché perciò lei mi ha portato qua, ma io non ho paura. Sa perché siamo qua dentro, signor Michele? Perché non c'è campo, nessuno sa dove siamo, nessuno può ascoltarci. Ah. Questo è l'unico motivo per cui siamo qui dentro. Il fatto che qua non ci sia campo cosa vuol dire? Una velata minaccia? Non c'è nessuna minaccia, signor Michele, cioè, è una questione di sicurezza. Ma lei mi dice, nessuno ci può vedere, nessuno ci può sentire, non abbiamo campo. Michele, lei è qui perché noi sappiamo le sue esigenze. Come la intende lei, quella cifra lì? Questa cifra, signor Michele, è il risultato di alcune valutazioni che le spiego, perché abbiamo valutato, e questo l'abbiamo fatto ovviamente gratuitamente, questo preventivo, quanto le costerebbe di tenendo aperto la sua fabbrica. E gli ho scritto qua, io lo mostro. Sono dei costi di riqualificazione dell'edificio. Poi c'è lo smaltimento del materiale obsoleto, smaltimento obsolescenze, i prodotti invenduti. Quello che devo fare lo so. Riqualificazione degli impianti. Lo so già bene o male, quello che sarebbe da fare da qui a un anno. Imposta perché lei sta vendendo delle asticelle per palloncini. Adesso mi scusi se sono così chiaro, d'accordo? Sta vendendo delle asticelle per palloncini. Di cosa stiamo parlando? Ora, io detto questo, mettiamo un attimo i numeri da parte. Perché siamo qua, io e lei? Perché l'Unione Europea ha fatto una legge per preservare gli oceani, per salvare i pesci, senza pensare poi a chi? Alle persone come lei. Sì, ma... Questo è quello che noi facciamo. E voi che cosa ve ne fate? Noi la rileviamo. La rilevate? Sì. Che ce ne fa? Guardi, signor Michele, noi abbiamo fatto... Ve ne fate della mia fabbrica se va chiusa come io? E poi piuttosto che venite qua voi, ma non ci sono altre agenzie come dice lei? Che fanno anche lo stesso lavoro. Perché devo dare a lei? Altre agenzie che le comprerebbero, che cosa? Delle asticelle monouso per palloncini? Parliamoci chiaro. Questo qui, fra un anno, non esiste più. Questa è l'alternativa. L'ho visto già prima. Non sono qua per prenderla in giro. Su questo io posso dire. Cioè, siete qua per aiutarmi? Sì, esattamente. Lei ha dei dipendenti, giusto? In fabbrica. Delle persone che lavorano per lei da quanti anni? Da una vita. Quindi immagino che lei ci tenga i suoi dipendenti. E vabbè, ma è un problema mio questo. No, è un problema suo adesso. No. Signor Michele, lei è mai stata come una prostituta? E che domande sono queste? Qual è il bello di pagare una prostituta? Qual è? Che la paga e te ne vai e non ci pensi più. Cioè, la mia fabbrica, seguendo il suo discorso, sarebbe una prostituta. No. Allora, evitiamo, onde evitare equivoci. Non è importante chi è chi. Quello che è importante è che il problema sparisca. Noi i problemi li facciamo sparire, signor Michele. Ha fatto la cosa giusta. Sì, ma ancora non mi avete detto che ne fate della mia fabbrica. Thank you.
Bisogna pur mangiare, signor Michele.